E niente, raga, questo è stato Steins Gate 0. Tanta, tanta roba. Come finale, vi devo dire tanta roba. E in realtà, cioè, non sono sicurissimo del voto da dargli, perché nel complesso. Ne dobbiamo parlare un po'. Secondo me, ne dobbiamo parlare un pochino di sta serie qua. In pratica, Locab dell'universo Alpha ingannerà il mondo fingendo la morte di Kurisu, mentre quello dell'universo Beta ingannerà il mondo con la propria morte. Ah, ecco, questa cosa me l'ero persa. E quelle due stelle erano Vega e Altair, Orihime e Ikoboshi. Hai capito, hai capito. Sì, il momento dell'OVA, un cazzo, un cazzo. Ma questo episodio finale, guardate, giusto per completezza, per il semplice fatto che alla fine questa qua è la fine di tutto Steins Gate, come lo conosciamo, un 10 glielo posso pure ammollà. Anche se in realtà non me la sentirei, mi sentirei più un 9,5, 10 meno per questo episodio. Cioè, non è un episodio che mi trasmette molto 10, però dai, è il finale di tutto Steins Gate. Ci può anche stare, ci può anche stare. Tra l'altro, mi sa che mi sono perso qualche voto perché questo è il 23, questo è il 22, questo è il 21, questo è il 20, 19, 18. No, ce l'ho tutti, ce l'ho tutti. Ora, parliamo un pochino però di Steins Gate 0. Perché? Allora, tanto andiamo qua. Dove cazzo stava? Steins Gate 0 completato. 23 episodi. Ora, la questione qual è? Io ve lo dico senza troppi giri di parole. Tra Steins Gate e Steins Gate 0, a me è piaciuto di più Steins Gate. In realtà, 0 lo si può vedere come una sorta di anche anime complementare, perché va anche a chiudere e a spiegare le cose che succedono nello Steins Gate originale, nella prima serie. Quindi, sì, possono essere anche considerate due cose proprio strettamente collegate. Io, nonostante molti di voi dicono che preferiscono Zero, ho preferito Steins Gate. Questo perché? Perché purtroppo, raga, Zero, ho notato proprio questa cosa mentre vedevamo gli episodi insieme. Purtroppo, tutta la prima parte di Zero a me non è piaciuta così tanto. Cioè, dall'episodio 23 beta fino a, in realtà possiamo dire, fino all'episodio 15 addirittura, non ho trovato degli archi narrativi o delle situazioni o degli episodi particolarmente incredibili che mi hanno fatto dire wow, che bello. Diciamo che gli episodi belli sono arrivati proprio in quest'ultima live di oggi, dall'episodio 16, vabbè, la scorsa volta era l'episodio 16, però in questa ultima tranche di episodi, in questi ultimi 8 episodi, abbiamo avuto la ciccia, abbiamo avuto le cose un po' più belle, un po' più fighe. Cioè, non ho molto altro da dirvi. Purtroppo Steins Gate originale l'avevo percepito in maniera più bella. Cioè, guardate qua, guardate che voti gli avevo dato. Non eravamo mai scesi sotto l'8. O in generale, agli ultimi tre episodi gli ho dato 3,10. Magari, ok, 3,10 è esagerato, però capite, cioè, gli avrei dato comunque 9,5, 10 meno. Mi erano piaciuti proprio tanto gli ultimi episodi. Questo perché? Perché in realtà, a livello di colpi di scena, dopo aver visto Steins Gate, in Steins Gate 0, alcune cose te le aspetti pure. Cioè, la roba dell'americano, regà, era chiamata da. Cioè, io è da tipo, te l'ho detto, è da, non lo so, il decimo episodio, forse prima, che vi dico che questo qua è molto sospetto. E insomma, quindi diciamo che il suo colpo di scena non mi ha colpito minimamente. La cosa in realtà che mi è piaciuta molto è che non era da sottovalutare, i personaggi nuovi non male. Mao mi sta molto simpatica, ci sta. Anche Kagari, tanta roba, pure una gnocca della Madonna, tra l'altro. Però in generale i personaggi nuovi mi sono piaciuti. Nel complesso, ve l'ho detto, secondo me Steins Gate 0 è un'ottima, cioè una buona stagione. Però io preferito Steins Gate, mi ha colpito di più Steins Gate, era più figo. Poi, se vogliamo dirla tutta, in realtà, in generale, i problemi di Steins Gate 0, ma che sono anche comuni di Steins Gate, sono un pochino i disegni, perché alcune volte sono strani, cioè alcune volte, soprattutto i disegni dalla distanza, sono particolari. E un po' nel finale, cioè in questi ultimi episodi, i combattimenti, raga, proprio molto sus i combattimenti dell'episodio 17 e 18, cioè delle situazioni proprio strane, che non mi riesco quasi a spiegare, e anche un po' fastidiose per certi versi. No, questa cosa non mi è piaciuta di questi episodi che abbiamo visto oggi. Per il resto, in realtà, non è che ho troppe altre cose da dirvi, perché alla fine i personaggi principali, sì, Okabe mi è un po' calato in questo Zero, ma ci può stare. Cioè, alla fine ci hanno fatto vedere un altro lato di Okabe, un what if. Cioè, alla fine questo qua, Steins Gate Zero, lo possiamo considerare un what if che poi si ricollega con la storia principale, facendoci vedere all'inizio come sarebbe stato se Okabe non si fosse, come dire, se non si fosse, se non avesse preso la decisione di andare a salvare Kurisu. E poi nel finale comunque si ricollega tutto, quindi va bene così.
per me è molto inferiore rispetto alla prima serie. Ah, io sono d'accordo con Anto, ma in realtà guarda, basta vedere i voti. Cioè basta vedere i voti che gli ho dato, infatti adesso facciamola anche la media dei voti. Dalla camminata in cui scompariva che lo dicevi, esatto, era molto molto sospetto. Comunque c'è da dire che gli ultimi episodi sono stati molto belli, l'episodio 21, 22, 23. In realtà, ma proprio gli ultimi episodi dal 18 in poi sono stati molto fighi, da quando Cabe torna se stesso, infatti 9,5 gli ho dato all'episodio 21, è proprio molto molto bella quella parte. Poi ve l'ho detto, in realtà l'episodio 22 non l'ho percepito molto bene, perché mi è sembrata una sorta di pausa. Nell'episodio 21 sembrava tutto fatto, lui era tornato normale, poi nel 22 no, fermi, non abbiamo risolto, dobbiamo ancora fare delle cose, boom, spiegoni, parlare. Non mi è piaciuto molto questo stacco che hanno fatto, questa... si sono proprio fermati e poi nel 23 hanno ricominciato, e... però per il resto ci sta. Azim, meglio non lamentarsi delle animazioni, ti ricordo che è uscito 12 anni fa. No, vabbè, giusto una cosa da dire, insomma. Finale molto bello, non salva la maggior parte degli episodi. Sì, ma più che altro la sensazione che mi dà questa serie qua è proprio la seguente, una roba simile a quella che vi ho detto con... alla cosa che vi ho detto con Oppenheimer, cioè, o comunque il concetto è quello. Voi tra Steins Gate e Steins Gate Zero, quale vi rivedreste? Io vi dico al 100% Steins Gate. Cioè, se dovessi scegliere quale delle due serie rivedermi come rewatch, solo Steins Gate. Zero mi peserebbe. Zero mi peserebbe perché ha avuto un inizio un po' pesante. Secondo me i primi 12 episodi, ma pure di più di Steins Gate, Zero mi hanno un po' pesato per certi versi. Mentre Steins Gate era scivolato, sarà perché era una novità e tutto quanto, è scivolato molto più facilmente. Sarà perché Okabe era più figo, era un po' più divertente, ma sì, questo è un po' quello che penso. Detto questo, se facciamo la media dei voti, di tutti i voti che ho dato, a questa stagione viene fuori un 8,3. Mentre se andiamo a rivedere Steins Gate 0, il mio voto era... quello della media dei voti era 8,6, quindi in realtà non è che cambia troppo, anche se sappiamo che purtroppo sti voti sono un po' così, quindi sì, 8,6 a Steins Gate e 8,3 a 0, quindi sarebbe uno 0,3 di differenza. Questo cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che nella mia analyst io ho dato 9 a Steins Gate, dovrei dare un 9 meno a 0, sinceramente no. Non, 9 meno secondo me è troppo poco di distanza. Io vi direi almeno un 8,5. Almeno un 8,5 a Steins Gate 0. Cioè secondo me c'è almeno mezzo voto di distanza da Steins Gate. Questo è poco ma sicuro. Cioè non, a me è piaciuto di più Steins Gate. Quindi se ho dato 9 a Steins Gate, a 0 non gli do il 9 meno. Questo è il fatto. Non... però cioè, insomma, in realtà è comunque un voto alto, 8,5, ma non mi pare un voto così scandaloso. La domanda delle domande: cosa pensi vada visto? Come pensi vada visto Steins Gate? No, così va benissimo, dai. Cioè, vedere prima Steins Gate e poi Steins Gate 0 va benissimo. Cioè, fare l'incontrario... No. Secondo me non va bene. Meglio vedere prima Steins Gate. Secondo me inganna molto il finale, che è bellissimo, ma solo perché riprende la cosa della prima Steins. Nella prima parte non c'è tanto sviluppo e gli episodi di mezzo non sono all'altezza, tranne il 16 che è tanta roba. Eh sì, cioè, sinceramente sono d'accordo quanto. Purtroppo la prima parte di Zero secondo me è bella pesantuccia, quindi... e anche per questo non me lo rivedrei mai. Mentre Steins Gate è normale, sì. Cioè se dovessi proprio... non è che ho molta voglia di rivedermi Steins Gate, però se proprio dovessi scegliere me lo rivedrei Steins Gate, mentre Zero no. Zero ha degli ultimi episodi belli... e però tutta la prima parte non è che non è bella, è semplicemente un po' pesantuccia per certi versi. Quindi secondo me, se ho dato 9 a Steins Gate, 8,5 a 0 è più che giusto. 9 più all'originale e 9 meno. Anche, c'è pure questa possibilità, potrei dare 9 più all'originale e 9 meno a 0. Però per ora non lo so. Per ora vi direi che rimango così. Vi direi che rimango così. Vedi che hai dato anche voti molto cattivi, ma no, cioè, i voti cattivi l'ho dato solamente all'inizio, nella prima parte, poi dall'episodio 10 in poi ho dato sempre voti dall'8 in su, c'è stato giusto un 8 meno all'episodio 15, e il fatto è che, boh, sinceramente l'ho percepita così, sta stagione, non mi è sembrata, che poi voti, cioè, il voto più basso è stato un 7,5, parliamoci chiaro, non... Però, comunque, a prescindere dai voti, che... potrebbero magari anche essere sballati alcune volte. La percezione che ho avuto di sta stagione è che è peggio della prima. Cioè, su questo non ho dubbi. Cioè, a me è piaciuta abbastanza di più Steins Gate rispetto a Zero. Nonostante Zero alla fine completa Steins Gate. Se non lo fai ora, non lo farai più. Ma non lo so se dare 9 più a Steins Gate. Non lo so. 9 più si posizionerebbe insieme a Madoka Magica, Lane, Medinabis. No, raga, no, mi spiace. No. Preferisco Medinabis. Mi spiace.
non capisco come di Nabis. Poi vabbè, ci stanno Madoka Magica e Lane che stanno là. When They Cry. Se ne sta nei 9. Se ne sta nei 9 insieme a Death Parade, Code Geass, Kaiji, prima stagione, Land of Lustrous. Secondo me sta bene, sta molto bene qua. Coso, Steins Gate. Ha capito tutto anche la prima volta che hai visto Steins? No, la prima volta non l'ho visto Steins. Cioè, nel senso, io Steins mi ero fermato. Mi ero fermato? Oddio, no, 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 no. Steins Gate l'avevo visto tutto. Mi ricordavo di essermi fermato, ma l'avevo visto tutto la prima volta Steins Gate. No, non mi ricordavo quasi niente. Era un po' particolare la roba. Cioè, la prima volta l'avevo visto da solo. Anche perché ve l'ho detto, io gli anime me li guardo sul letto. Poi in passato, quando andavo al liceo, me lo sono visto Steins Gate. Quindi parlo di 5 anni fa praticamente. Ma me li vedevo tipo la sera, alle 3, alle 2. Ero tipo in un altro universo, quindi non ci ho capito un cazzo su molte cose. Tier list? Ah, guarda, vabbè, tier list dei personaggi, se la vogliamo fare al volo, senza fare tier list, ma ti direi ovviamente Okabe al primo posto. In realtà Kurisu non c'è praticamente stata in zero, quindi non posso metterla nella tier list, dai, cioè, sì, c'era Amadeus, però no, Kurisu non pervenuta per quanto mi riguarda. Al secondo posto mi metto Mayuri, che... Oh, Mayuri, zitta zitta, negli ultimi episodi si è data da fare. Poi vi metto anche per forza Daru. Secondo me i migliori sono stati Okabe, Mayuri e Daru. Daru, ma quanto è utile? È veramente molto molto utile come personaggio Daru, una roba fuori di testa. Come quarto personaggio, quarto barra quinto, credo loro due, dai, Mao e Suzua. Quale delle due prima? Io vi direi forse più Mao, perché vabbè, Suzua già la conoscevamo da Steins Gate. Sì, vi direi che ho preferito Mao in questa stagione. Al quinto posto Suzua. E poi vabbè, gli altri come capita. Cioè, non sono particolarmente utili gli altri personaggi rispetto a questi sei. Che effettivamente questi qua sono proprio i sei personaggi principali di sta serie, quindi sì.